È cominciato il tanto atteso intervento sul piazzale degli ex impianti di Valcanale. Sindaco, finora che cosa è stato fatto? L'intervento è da collocare all'interno del procedimento che deve accertare la consistenza e i materiali presenti nel sottosuolo del piazzale nella zona in prossimità dell'albergo Sempreneve e ovviamente quindi anche dalla partenza degli impianti di risalita dell'ex stazione sciistica di Valcanale. E in questa prima giornata di lavori che si è effettuata venerdì 14, sono già state fatte diverse trincee e anche un carotaggio in un'altra zona del piazzale. E diciamo che con questo primo intervento è stata movimentata una grande quantità di terreno, ma non sono emerse, se non in quantità infinitesimale, delle tracce di moquette. Ora, il procedimento si chiuderà con i primi giorni di luglio, perché appunto l'intervento era già stato calcolato in diverse giornate. E poi in seguito anche l'ARPA, che era ovviamente presente all'operazione che sovrintende un po' tutto il procedimento, fornirà quelli che sono i risultati dei campioni che sono stati prelevati, quindi farà tutta una serie di analisi e ci fornirà il tutto. Quindi diciamo che indicativamente tra la prima e la seconda giornata di lavori, poi dopo ci sarà un tempo tecnico da parte di ARPA nel fornire i risultati di questi campioni.